Eccoci con la seconda parte di Ecco Atalanta con Maria Savoldelli, Aldo Piceni, Piero Vailati. Piero, ci presenti tu, l'ospite che ha fatto il dato il cambio a Davide Pinato, che salutiamo ancora e ringraziamo anche la moglie per il suo compleanno. Sì, abbiamo fatto una sostituzione tatticamente, no, magari non molto ortodossa, però è uscito Davide Pinato ed entra Fabio Gallo, che naturalmente si ricorderanno tutti i tifosi nerazzurri come equilibratore del centrocampo, ago della bilancia, nonché architetto ai tempi della coppia di ferro con Marco Sgroi in mezzo al campo. Una bella Atalanta anche quella, Ecco, magari prima. come risultati leggermente al di sotto di quella degli ultimi anni, ma una grande Atalanta anche quella. Prima di passare la palla a Fabio, ecco, c'era anche Aldo Piceni, avevi detto qualcosa di Fabio Gallo poco fa, No, per me era uno dei giocatori che ho preferito da tifoso dell'Atalanta, quindi facendo un arco di tempo molto molto più lungo. E mi piaceva come giocava, la personalità che aveva, come faceva il passaggio. Era proprio uno dei miei idoli. Senti, non era, appunto, non l'abbiamo combinata e quindi dopo questa barca di elogi potresti anche così offrire un caffè ad Aldo Piceni. Comunque, a parte quello, intanto ti ringraziamo di essere con Volentieri. noi. Ci spieghi un attimo intanto com'è che sei tornato a Bergamo, che poco, non 2 minuti fa, ma qualche giorno fa eri un po' a circa 1.000 km di distanza da allenare, no? Sì, ero l'allenatore del Foggia e nonostante una cavalcata pazzesca da ottobre a domenica scorsa, dal penultimo posto al quarto posto, ho preso una decisione un po' controtendenza rispetto a quello che è la normalità di tutti gli allenatori. Ho dato le dimissioni martedì perché da confronto era diventata ingerenza quella che dovevo sopportare quotidianamente. Questo è uno dei tanti problemi che ho avuto a Foggia, e quindi la dignità di un uomo non va, secondo me, non va calpestata. Quindi la mia decisione è stata quella di lasciare la squadra, pur essendo al quarto posto, ripeto, dal penultimo al quarto posto in 4 mesi, e quindi controtendenza rispetto a quella che è la normalità, però ritengo che. Ho ritenuto che fosse giusto fare questo perché, ripeto, nel momento che fai l'allenatore, devi fare l'allenatore sempre e lo devi fare rischiando di sbagliare con le tue idee. E nel momento in cui, ripeto, il confronto che è legittimo da parte della società diventa un po' più che confronto, anzi, vorrebbe diventare un po' più che confronto. Ho preferito lasciare la squadra al quarto posto, tanto il lavoro fatto non me lo può togliere nessuno, i punti fatti non li può togliere nessuno. Quindi, ripeto, il rispetto dei ruoli e la dignità di un uomo per quelle che sono i miei valori non va calpestata e non posso permetterla a nessuno. È una decisione che merita che voto daresti a questa decisione. 10 e Ecco. lode, Insomma, visto che ha dato giustamente. i voti prima agli atalantini impegnati contro il Anche Milan, perché non le dimissioni non le dà più nessuno, Aldo un Piceni. consiglio è una cosa, un ordine è un altro. Non me ne ricordo un altro che abbia dato le dimissioni. Non succede proprio qualcosa Perché di loro, straordinario. sì, loro aspettano, cioè i giocatori, a parte Gallo che ha fatto una cosa eccezionale, aspettano solamente di essere mandati via se non hanno più il rapporto per essere mandati via il contratto Certo, vale. forse Quindi Bruno Giorgi al Cagliari, che era sì, anche quello cioè, un anche lui signore, era successo, sì, è anche lui un forse. signore. Certo, la decisione di Gallo è qualcosa Sì, di di anomalo nel calcio di oggi, inconsueto. Anomalo assolutamente, giusto e anomalo. che sicuramente va L'aggettivo. apprezzata proprio per
per il gesto in sé e per le motivazioni che l'hanno determinato. Spiace perché ovviamente Gallo a Foggia ha fatto un ottimo lavoro e stava raccogliendo i frutti, forse finirà per raccoglierli qualcun altro, ma come diceva lui, il lavoro che ha fatto lui non glielo toglie nessuno e sicuramente questo gesto di grande dignità vale più di qualsiasi posizione in classifica. Perché poi non l'ha fatto neanche perché preferisci fare l'opinionista, non mi risulta questo, visto che la panchina appena puoi te la prendi, no, Fabio? Ma no, assolutamente, io voglio fare l'allenatore e l'ho sempre fatto con i miei limiti nel miglior modo possibile. Ripeto, quando non mi tornano più le cose, non c'è soldo che può farmi sbandare, quindi ho dato le dimissioni, ho lasciato gli ultimi mesi di stipendio, ripeto, consapevole che il lavoro fatto è lì da vedere e consapevole con la speranza che gli addetti ai lavori, ma così è stato perché ho ricevuto tantissimi attestati di stima e di complimenti per quello che ho fatto, è lì da vedere, quindi gli addetti ai lavori sicuramente valuteranno il lavoro fatto e nient'altro. Senti, saltando da Foggia più o meno a Zingonia o a San Siro, come da giocatore, da allenatore, nelle due vesti tu, come spieghi magari questa Atalanta Doublefast che è così forte, bella con la Lazio, invece a San Siro così sovrastata dal Milan? Si riesce a spiegarlo questo? Ma sai, ha affrontato il Milan, un Milan in ripresa, un Milan che ha fatto una partita che ho visto, non sempre sono riuscito a vedere l'Atalanta, però è una partita che sono riuscito a vedere e il Milan ha fatto un'ottima partita sotto l'aspetto tecnico, tattico e di aggressività, di condizione fisica, quindi ci sono anche gli avversari che riescono a volte a metterti in difficoltà, quindi ritengo che l'Atalanta il suo percorso lo stia facendo e lo stia facendo anche bene, e penso che domenica possa ricominciare la sua cavalcata, considerando che non si incontra sempre il Milan. Intanto avete visto, eccolo ancora che compare il richiamo sulla antica pergola, la trattoria dove andremo poi a mangiare un boccone sempre con menù molto caratteristici e interessanti, come li ha raccontati molto bene anche il nostro amico Piercarlo Capozzi che era qua martedì scorso. Aldo Piceni, ecco, dicevamo di questa analisi di Fabio Gallo, serviva forse uno che desse un po' di ordine, un po' alla Fabio Gallo domenica nell'Atalanta, o come si poteva. Un leader ci vuole, cioè se un leader riesce a gestire i compagni con personalità e con anche qualità tecnica, è una delle soluzioni con le quali riesci a bypassare anche questi momenti di apatia, non so come Ma chiamarlo, in questo perché. momento chi può essere il leader in campo dell'Atalanta? Toloi, abbiamo detto prima, Toloi forse. però a me piace molto De Rong, a me piace molto perché, e poi anche Koopmeier, cioè non so come mai domenica vabbè, è stato una debacle per tutti, però non era quel ragazzo che abbiamo visto finora giocare con la testa alta, passare giusto, mai sbagliare, essere sempre nel punto giusto, nel posto giusto. Questi sono i giocatori come Fabio. Fabio era così. Eh sì, anche ci chiedevamo anche Fabio, questa mancanza assoluta di tiri in porta, è stata forte la difesa del Milan a contenere gli attaccanti, non solo gli attaccanti, ma anche chi come Koopmeier avrebbe potuto calciare a rete, o come si può spiegare? Come la spieghi? Ma il Milan ha fatto una partita veramente di grande intensità, di grande ritmo e quindi è riuscito a mettere pressione ogni qualvolta l'Atalanta entrava in possesso. Poi le partite, ne ho sbagliate anch'io tante, quindi succede magari che la tua condizione non è ottimale e trovi un avversario che invece è in condizioni ottime.
sia a livello fisico che a livello mentale. Quindi questo penso che possa essere la motivazione, perché l'Atalanta poi in tutte le partite riesce sempre a imporre o a andare alla conclusione o a creare pericoli. Domenica purtroppo non è successo e bisogna prenderne atto e andare avanti, perché il campionato è ancora lungo, quindi ci sono tante possibilità per migliorare ancora. E Piero, la coppia degli architetti era Gallo Sgro in pratica, no? Adesso ci sono De Ron, Kopp Miners, prima c'erano De Ron e Freuler, ecco, sì, che erano forse più paragonabili, De Ron e Freuler. Sì, decisamente, no? come posizione in campo, come modo di stare in campo, come visione di gioco, come geometrie, come capacità di far ruotare intorno a sé tutta la squadra come un meccanismo ben oliato, lo ricordavano un po' di più. Diciamo che con Kopp Miners si è perso qualcosina dal punto di vista dell'equilibrio, magari delle geometrie, però si è acquistata sostanza dal punto di vista atletico, quindi soluzioni diverse, ma come dicevo prima, Kopp Miners lì in mezzo con De Ron è sicuramente la sua posizione, insomma, sì. Per questo che domenica così mi ha lasciato un po' disorientato il vederlo trequartista, ala e via dicendo, però ecco, probabilmente merito del Milan essere riuscito a merito del Milan e il discorso del non tirare in porta. Allora, questa Atalanta va detto che per scelta vuole arrivare al tiro col fraseggio, con la costruzione del gioco. Chiaro che quando stai bene puoi farlo e crei le situazioni, magari anche con le scorribande sulla fascia da destra a sinistra, insomma incrociando, hai tante soluzioni per arrivare alla conclusione ravvicinata. Se non stai bene fisicamente, come era domenica, fai anche fatica. E questa è anche un po' una scelta, perché ricordo l'intervista che ha fatto Malinowski appena arrivato a Marsiglia, dopo essere andato via da Bergamo. Malinowski era probabilmente l'unico di questa Atalanta che aveva il tiro da lontano come soluzione e ha risolto diverse partite, insomma. E ha detto proprio, ha raccontato proprio di queste sue discussioni con Gasperini, che all'inizio non voleva che lui tirasse da lontano. E lui diceva, beh, ma se mi esce bene e segno, però appunto c'era, per cui ecco, è proprio una soluzione ricercata quella di arrivare in porta attraverso il fraseggio, quando ogni tanto magari la conclusione è da lontano, stile Gallo in Coppa Italia con la Juve nel 95, tanto per dirne una, può essere una soluzione che toglie molti problemi. Indimenticabile. Piceni in porta, come ci arrivavi, col fraseggio oppure direttamente quando attaccavi già da giocatore? Io sfruttavo i passaggi di un'ala sinistra che era bravissima, che aveva un dribbling incredibile ed era velocissima. Io ero veloce, entravo sempre. Io ho fatto gol, tanti gol, ma quasi tutti nell'area piccola. Ah, quasi tutti. Quindi se avessi avuto il tiro di Gallo, magari giocavo in Serie A. Sì, hai capito, Fabio? Insomma. Sì, beh, io sono legato a quei gol e Bergamo è legata a quei gol. Però avrei potuto sfruttare anch'io un po' di più il mio tiro, ma a me piaceva più fare l'assist, provare a mettere nelle condizioni i miei compagni, anche perché giocavo un po' più distante, nelle condizioni di poter fare gol. Sicuramente io ero un po' più metodista, più equilibratore nella squadra, anche rispetto a Marco Sgro, che era più abile nell'inserimento e nell'andare alla conclusione. Sono caratteristiche che uno cerca di esaltare, le proprie caratteristiche. Io penso che per giocare in Serie A devi avere una qualità spiccata e quella qualità la devi sviluppare al massimo, se no, se hai tutto sulla sufficienza è difficile che tu possa rimanere per tanti anni in Serie A. Magari qualche gol anche tu, non solo Morfeo per dire, l'hai fatto fare a uno come Pippo Inzaghi, che ha vinto la classifica dei cannonieri qua, no? Sì, beh, la mia caratteristica prerogativa era quella di dare equilibrio e di mettere le condizioni ai miei compagni di fare gol, quindi mi piaceva il mio ruolo.
e lo facevo con amore perché veramente mi gratificava più di fare gol o quant'altro. Chiaro che poi dopo chi fa gol è sempre sul giornale, sempre alla ribalta. Però chi vede calcio vedeva anche quel tipo di giocatore quanto poteva essere importante in una squadra e quanto lo può essere adesso in una squadra. Secondo te, ecco, il fatto ci sono cinque ricambi, però l'Atalanta attualmente riesce a dare meno dalla panchina quando entrava Muriel che ti cambiava la partita, adesso entra un Muriel un po' al di sotto, così, insomma, ci sono meno risorse per poter cambiare. Questo è un pochino adesso che manca, secondo te, l'Atalanta? Muriel per tante volte è riuscito a risolvere la partita, quindi probabilmente è un momento dove non riesce a incidere come vorrebbe o come ci ha abituati a vederli fare. Però stiamo parlando di giocatori importanti, esperti e che sicuramente daranno qualcosa. È chiaro che nel momento in cui hai cinque cambi, speri sempre nel momento in cui li fai che ti possano dare qualcosa in più rispetto a quelli che fino a quel momento magari hanno dato meno o hanno dato tutto. Ecco, contro l'Udinese sabato potrebbe rientrare Pasalic, che ormai ha ripreso ad allenarsi in gruppo. Zapata forse, bisognerà aspettare un'altra partita. Ecco, i gol di Zapata, i gol di Muriel mancano molto Aldo Piceni e quest'Atalanta. Ma finora i gol dei sostituti ci sono stati e anche belli. Ha segnato in 17, di la verità, sì. Quindi, Parte non, soprattutto non, ecco, Lookman. non è una prerogativa di quelli che erano fuori che facevano più gol di quelli che erano dentro. Più che domenica è stato veramente un disastro anche questi ragazzi qui che forse li hanno troppo vantati i giornali, si sono fatti un po' la cresta, come dicevo, un po' i galli, però il problema non è tanto di quelli che giocano, ma di come giocano, perché se quelli che sono, ricordiamo Muriel, Zapata, eccetera, nei momenti migliori i gol ne hanno fatti. Questi qui, i giovani, i gol li hanno fatti domenica, anche se fosse entrato Maradona, penso che Non a c'è quei ritmi lì non una è partita già segnata una dal primo partita segnata tempo, mi sembra. proprio. Sì, ma si è visto subito, ma è strana questa Atalanta, perché ci sono partite in cui proprio ti dà l'impressione di non entrare in campo. Mi viene in mente quella di Coppa Italia con l'Inter. Parlo quasi, cioè dà l'impressione di rassegnazione. Entra in campo e capisci che non è l'Atalanta di sempre. È proprio una questione di percezione, ma è una sensazione che trasmette nelle serate no fin dai primi minuti. La stessa partita di Sassuolo, pur falsata dall'espulsione di Mele, sin dall'inizio si è capito, di Sassuolo, di Reggio Emilia col Sassuolo, vabbè, ma si è Certo. capito che anche lì l'Atalanta quella sera avrebbe avuto i suoi problemi. Il famoso atteggiamento, tu da allenatore riesci a spiegarlo ai giocatori oppure se i giocatori entrano in un certo modo vanno avanti così e c'è poco da cambiare anche nel corso della partita, Fabio? Guarda, questa è una cosa che l'ho sperimentata da giocatore e poi anche da allenatore. Nel momento in cui non riesci a preparare la partita nella tua testa da calciatore nel miglior modo possibile, cambiarla in corso d'opera diventa difficile. Quindi l'atteggiamento deve essere un atteggiamento tale da poter iniziare la partita prima che l'arbitro fischi, se no rischi di dover preparare un qualcosa a cui tu non ti sei preparato prima, quindi bisogna andare sempre a cercare di motivarli e farli entrare in partita prima che l'arbitro fischi. Quello secondo me è l'aspetto più difficile per un allenatore e spesso i giocatori si fidano troppo di se stessi pensando di poter cambiare nel corso della partita un qualcosa nella testa, ma che diventa difficile perché poi ci sono gli avversari che magari l'hanno preparata meglio e sono più pronti.
Eh sì, questa, tra l'altro l'analisi di Fabio Gallo è molto interessante perché poi vista anche prima dal giocatore e adesso anche da allenatore nei due aspetti, entrando con la testa da giocatore e poi da allenatore, insomma sono situazioni che non è sempre facile cambiare in corso d'opera. Intanto saluto anche il nostro ascoltatore dalla zona del Lago di Garda, un editore, si chiama Tozzo se non sbaglio, se vogliamo riproporre quella vignetta riguardo ad Aldo Piceni, che diceva che 30 anni fa aveva detto in un'intervista che la situazione del bilancio era drammatica. Adesso è tutta un'altra atalanta. Eccolo lì, Aldo, come Non l'ho mai vista. veniva No, io ne disegnato. avevo una vestito da prete che davo i soldi a. E lì la cassaforte era un po', insomma, il piatto piange, come si dice, non riferito alla trattoria dove andremo dopo, ma al piatto di allora, dell'Atalanta di allora, che si faceva un po' fatica, insomma. Cioè l'Atalanta aveva due tipi di incasso, quello della biglietteria, io lo chiamavo biglietteria, Del abbonamenti, del botteghino, come dicevano, sì. botteghino, e poi quella della compravendita dei calciatori, che è sempre stata quella che ha permesso di. No, i bilanci di Atalanta sono sempre stati estremamente corretti, non è da dire che io non mi ricordo dei bilanci in perdita, forse eravamo riusciti anche a prorogare gli ammortamenti perché quando compravi un giocatore a 10 e facevi un contratto di 5 anni, il tuo costo annuale era di 2, quindi riuscivi a ammortizzare il costo del giocatore. Quando invece vendevi un giocatore che avevi in carico a 10 e lo vendevi a 30, quei 20 lì erano già provento dell'anno, quindi bisognava, scusate se sono tecnico, ma bisognava far sì che tra i proventi della compravendita che sono i ricavi, ma non i ricavi, le plusvalenze e gli ammortamenti dei giocatori che avevi in cambio di quelli che avevi venduto, equilibrassero Il bilancio, il certo, bilancio, perché i sì. costi principali di un bilancio della squadra sono gli stipendi, che sono sempre molto elevati, e poi gli ammortamenti. Poi ci sono tutte le spese generali, ma Ma quelle. riesci a farci in un minuto già raccontarci l'aneddoto sugli Zenoni oppure possiamo dirlo, tanto non era una cosa. No, l'aneddoto Zanoni è veramente una cosa che ricordo ancora come fosse adesso. Avevamo due giocatori a zero di carico perché venivano dal settore giovanile, che erano due fenomeni, i due Zenoni, Due e Zenoni. tutti li volevano. L'ha comparati il Milan e il valore della compravendita era del 54. 4 miliardi, Sì, certo. Sì, non volevo dirlo, però allora, ecco, sì. 54. Il Milan, poi metà di quel giocatore, di questo incasso ce l'ha pagato la Juve perché uno dei giocatori, non mi ricordo più, si era come Christian è Christian andato forse, alla sì. Juve poi, sì. Il Milan, in cambio di due giocatori, ci ha dato tre giocatori. Tre Che non ne giocatori, facevano uno. tre fenomeni. Uno Comandini che aveva fatto 5-6 gol, l'altro Saudati che giochicchiava, chiedetelo anche a Gallo, e il terzo Sala che era un buon Willy difensore, Sala, sì. però a livello. Questi giocatori hanno fatto sì che l'Atalanta si caricasse di 50 da ammortizzare per il periodo del contratto in cambio di 54, quindi il delta era 4. In più i giocatori che venivano dal Milan non prendevano come i giocatori E certo, dell'Atalanta, quindi lo stipendio alla fine, ma avevano lo l'ingaggio. stesso ingaggio Alla fine quello della che doveva partita essere un del Milan. affarone si è Quindi è rivelato poi stato, con una. no, è stato veramente una debacle perché in 2 anni abbiamo dovuto pagare
il triplo degli ingaggi e la plusvalenza era già stata. Invece Fabio Gallo stato, l'avevi ancora? Fabio Gallo non mi ricordo, ah. Non mi ricordo. No, ma non c'erano dei giocatori che prendevano tantissimi soldi. Il più caro è stato Caniggia, che io mi ricordo. Come pro siamo riusciti a venderlo anche bene, sì. Quindi non, Fabio Gallo era come cioè, era nel giro di 200-300 milioni all'anno, non so, non mi ricordo. No, ti avevano chiesto lo stipendio, ma come era arrivato, l'avevi... Non me lo ricordo proprio, perché facendo tutto no, me lo ricordo franco, io. Come sei arrivato, Fabio? Ma no, sono arrivato... dal Brescia, mi ricordo le cifre, è vero che poi per quanto riguarda l'ingaggio, noi in quegli anni c'era un tetto di ingaggi, quindi non si andava oltre, non si sforava, nessuno poteva sforare perché era una filosofia della società. Io ero arrivato sono arrivato dal Brescia per 1 miliardo più Saurini, quindi stiamo parlando di altri numeri, avevo 25 anni e quindi ripeto di altri numeri, sono andato via dopo 6 e quindi diciamo che hanno assorbito quel 1,8 miliardi. No, ma la cosa incredibile è che se facevi un contratto di 3 anni, poi durante quei 3 anni magari facevi la proroga, riuscivi già ad utilizzare la proroga come minor ammortamento a carico dell'anno, quindi ti permetteva ancora di gestire il bilancio in una maniera abbastanza tranquilla, diciamo così. Tranquilla. Riuscivi sempre a fare, certo adesso ci sono entrate, sono state entrate con la Champions e così di Ah ecco, altro. Poi una volta il Totocalcio ci dava parecchi soldi. Adesso ci sono le televisioni che forse sono di più, però una volta il Totocalcio era una parte importante dei ricavi. Infatti forse non era nella schedina del Totocalcio quando Gallo ha fatto gol alla Juve perché era Coppa Italia, no? Altrimenti avresti sbancato con quel gol. Può darsi, sì, però erano proprio... Era un'altra epoca e c'erano proprio altri numeri per i calciatori, le cifre che ci sono adesso, ma le cifre che ci sono oramai da 15 anni a questa parte sono cifre che noi neanche pensavamo, non riuscivamo neanche a dirle certe cifre, quindi è cambiato completamente tutto quello che è l'ingaggio di un giocatore per poter giocare in Serie A. Obiettivamente prima secondo me era molto ma molto più difficile per poter, che poi io considero un giocatore di Serie A dopo che ha fatto 100 presenze, per poter fare 100 presenze negli anni in cui ho fatto io la Serie A dovevi essere all'altezza della situazione. Adesso mi sembra un po' più semplice perché questo giro di soldi clamoroso fa sì che ci sia anche un giro di calciatori clamoroso, magari che non hanno un valore tale come quello che viene pagato. Questa è la mia opinione. Però è un calcio cambiato sicuramente. Prima volevo passare poi la palla un attimo a Piero, ma volevo chiederti solo se mi è andato a battere cassa da Aldo Piceni per avere un aumento di stipendio di ingaggio. Io non facevo contratti, facevo Franco. Non faceva i contratti. C'era l'andato con me, io li pagavo. Prima era andato. Quello che stava dicendo Fabio Gallo, oggi è più semplice effettivamente raggiungere certi numeri in Serie A, prima di tutto perché la Serie A è 20 squadre, quindi è molto più lungo il campionato, e poi perché con i 5 cambi c'è molta più occasione per i giocatori di entrare in campo e quindi di accumulare presenze. Per questo che, come diceva Fabio, le 100 presenze in Serie A una volta avevano un peso specifico nettamente superiore a quelle che possono essere le 100 presenze in Serie A oggi. È anche uno dei pochi scambi Brescia-Atalanta, tra l'altro. Ma non pochissimi, perché se tu pensi, andiamo indietro, Chico Nova, che ha fatto la storia da entrambe le parti, Ezio Bertuzzo, sì. Doni, Maurizio Ganz, Saurini che ha citato Gallo, ce ne sono stati che hanno vestito entrambe le maglie. Forse più da là qua che da sì, Atalanta. Sì, a Brescia, quello, ecco, quello no? Sì.
Però no, prima che la cosa degenerasse su livelli anche abbastanza stupidi, come credo che Fabio abbia sperimentato sulla sua pelle quando doveva fare il vice a Brescia e ha vissuto un'esperienza poco simpatica, i rapporti fra Brescia e Atalanta sono sempre Sì, stati molto abbastanza di buoni. rapporti amichevoli sicuramente, no? Dico bene Fabio, Guarda, sicuramente in quegli anni era più complicato passare dall'Atalanta al Brescia che non viceversa. Non mi so spiegare il perché, o meglio, me lo so spiegare, però lo tengo per me. Però sicuramente era più semplice fare questo passaggio. Io mi ricordo il mio primo giorno, allo stadio, da giocatore dell'Atalanta. Arrivò un ragazzo della curva, che mi disse: "Non me ne frega niente da dove arrivi, l'importante è che la maglia sia sempre sudata." Quindi quella è stata l'unica presa di posizione, se così vogliamo chiamarla, da parte della tifoseria dell'Atalanta. Quindi era stata spostata su di me, su quello che potevo dare io, la mia permanenza in modo sereno a Bergamo. Quindi non ho mai avuto problemi, se non magari fischi per una prestazione non all'altezza, ma non perché arrivavo dal Brescia. Mi pare sia, ecco, l'indicazione anche in prospettiva anche che la maglia sia sempre sudata, anche per Come adesso, no? detto, Come si è pretende. quello che dico, a me è dispiaciuto perché contro Milan si può perdere, però di vedere un'Atalanta così smarrita, perché avevamo visto anche l'inizio del campionato, a Roma abbiamo vinto con un tiro in Speriamo che porta, all'ora dell'aperitivo però. i tuoi che arriveranno, i tifosi che arriveranno al Bar Geppi sabato, che siano un pochino più Noi li soddisfatti. rifocilleremo, a meno quello, anche quando le cose vanno male, il corpo non deve soffrire. Maglia sudata di Dico gallo sempre, sempre è stata, giusto? no? Mi sembra, non ci siano dubbi. No, guardando il gallo mi è venuta in mente una cosa. Quando c'era gallo, quanti stranieri avevamo noi in squadra? Tre. C'era anche un numero limitato, mi sembra Sì, erano sì. poche, ma C'era adesso un c'è stata numero. poi l'apertura Sì, senza. giusto Il negli primo anni in cui anno c'era c'era. gallo c'è stata la legge Bosman che poi ha liberalizzato Il la mio circolazione, problema però vero, sì, gli primo stranieri anno, erano due, tre. che noi abbiamo ormai, non so, il 70% dei titolari della prima Sono stranieri, squadra che sì. sono stranieri. Cioè, Anche quello questo incide. me dà un po' fastidio, come gli americani, come l'Italia. Indubbiamente sarà occasione di un'altra puntata questa anche dagli americani, se avremo occasione di riparlarne con Aldo Piceni e naturalmente anche con Fabio Gallo, che ringrazio ancora di essere intervenuto. Farai da spettatore lì, torni allo stadio comunque anche da spettatore, no? Non è che stai a casa solo a vederti le partite. Conto, sì, no, conto di tornare a vedere l'Atalanta e conto di questo momento di non squadra, dove non alleno, come ho sempre fatto quando mi è capitato, lo userò per cercare di rubare qualche idea e di migliorarmi, perché poi alla fine il nostro lavoro è prendere spunti, io dico rubare, e fare tuo in base a quello che sono le situazioni in cui tu ti trovi. Quindi il nostro lavoro dove devi guardare, prendere quello buono che secondo te serve a te e farlo tuo. Quindi sicuramente andrò a vedere l'Atalanta, ma domenica sono andato a vedere una partita di Serie D, quindi io penso che bisogna spaziare su tutti i campionati, perché c'è sempre qualcosa da imparare. Non si finisce mai di imparare. E io ringrazio ancora allora Fabio Gallo per essere stato con noi, come ringrazio Davide Pinato che l'ha preceduto in questa particolare staffetta, Piero Vailati che appunto è stato in studio con noi, che questa volta è presente appunto qui, Sì, visto dopo il certo. No, non collegamento, da remoto. visto che l'altra volta eri a fianco di Gallo in Sì, collegamento, ci e dividevamo la c'era finestra. anche Perrone, naturalmente Aldo Piceni, che è stato con questi ricordi con la maglia dell'F, e anche da cassiere, non da cassiere, da amministratore dell'Atalanta. Sì, è stato una delle tappe più importanti, cioè dal punto di vista della soddisfazione, siccome sono atalantino da qui fino ai piedi, essere nel consiglio amministratore delegato è stata una cosa che mi ha dato una grande soddisfazione. Bene, grazie Ciao da Fabio!
Ciao, buona serata. Arrivederci. In bocca al lupo. Grazie a Grande, Fabio buona Gallo, serata a grazie a tutti, Maria grazie, in bocca al Savoldelli. lupo. Buona serata E a tutti. ricordiamo l'antica pergola San Lorenzo di Rovetta e a tutti l'appuntamento venerdì, cioè con Dia 1907, martedì prossimo torneremo su questo Atalanta-Udinese, la prossima giornata di campionato. Grazie e buona serata.